Ciao Raffaele, ciao, ciao. Una gran bella partita da parte dell'Atalanta. Abbiamo sentito insomma che è stata una delle prove forse più belle della squadra della Zona in questo campionato. Ti chiedo invece la sensazione sulla Lazio, perché questa è una sfida aperta, no? Per la corsa da certo punto. No, è stata una partita bella e abbiamo giocato bene in tutti gli aspetti e abbiamo messo intensità. Perché se non giochi contro la Lazio così è per fatica, perché loro hanno tante qualità, tanta qualità davanti, hanno giocatori con tanta tecnica che fanno 1-2, fanno scambio, inserimenti, devi difendere bene, devi correre con tutti. Abbiamo fatto questo questa sera, abbiamo meritato la vittoria e poteva essere un risultato ancora più elastico, diciamo, perché abbiamo avuto tante occasioni. La Sperini sembra averla preparata soprattutto, ecco, dalla tua parte su Zaccagni, che era uno degli uomini più in forma della Lazio. Ecco, spesso c'era Zappacosta e poi tu in seconda battuta. Siete riusciti nel piano perfettamente, perché poi l'esterno della Lazio non si è quasi mai reso pericoloso. Sì, sì, ma non solo Zaccagni, tutti i giocatori loro hanno qualità. All'inizio ha giocato alto, poi dopo si è fatto male, ha entrato pallone a sinistra e Zappacosta è venuto a destra e abbiamo fatto lo stesso lavoro. Abbiamo preparato bene la partita, abbiamo fatto quello che mi ha detto che dovevamo fare, abbiamo meritato la vittoria, siamo contenti, però dobbiamo girare subito pagina, perché abbiamo visto che in questo campionato tutti fanno fatica a vincere, quindi abbiamo un'altra battaglia in casa e dobbiamo prepararci. Rafa, Immobile è un tuo compagno del nazionale, è in un periodo delicato, come lo hai trovato? Ah, un giocatore forte, se si ha l'occasione può segnare sempre, come ho fatto vedere tante volte, oggi siamo stati bravi noi. Senti, quanto avete imparato dalla partita d'andata? La Lazio ha giocato una grande gara, questa volta è sembrato tutto il contrario, no? Sì, la Lazio ha giocato una grande gara nella prima partita, ma noi non abbiamo giocato con l'intensità di questa sera. E oggi abbiamo fatto una grande partita e il calcio è così, vince, si perde, però se gioca bene con intensità, con intelligenza, hai più possibilità di vincere. In chiave Champions? Abbiamo iniziato l'anno difendendo tanto più delle stagioni precedenti, con una squadra un po' più solida. Poi si era rivista per qualche settimana la vecchia Atalanta. Adesso una sorta di via mediana. Avete trovato la via di mezzo che vi dà equilibrio ma vi fa essere forti pure davanti? Te lo chiedo perché voi della difesa a tre dietro rispetto alla vecchia Atalanta andate molto di meno nell'area di rigore avversaria e sembrate aspettare un pochino di più. Sì, ma il calcio è cambiato, tutti conoscono quello che ama, facciamo fatica da uscire tante volte perché siamo buoni avversari davanti, quindi dobbiamo provare a giocare con più tecnica, con più qualità e giocare meglio tecnicamente, perché prima non prestavamo e se non ti prestano tu lasci palla piena, sei caratteristica di poi giocare e giochi. Quindi è cambiato un po' questo. Però la squadra sta bene e oggi abbiamo dimostrato che stiamo bene, che possiamo giocare bene tecnicamente, stiamo bene tecnicamente, giochiamo con tanta intensità e dobbiamo seguire così. Rafa, quanto cambia adesso tra Ovin e Zapata e Navanti? Sono due giocatori fortissimi. Duvan è un giocatore che ha segnato tantissimi gol, importantissimo per noi, e Ovin è un giocatore giovane che sta facendo molto bene e che ha tanta possibilità per diventare un giocatore importante. Grazie.